Buonasera. Ieri era tardi, quindi insomma chi era presente qui vi ringrazio per essere stati così pazienti. Abbiamo visto come lo stile di Omero e Hemingway sia uno stile molto simile, in cui l'opera classica vibra in uno scrittore anche non particolarmente attento al mondo antico. E abbiamo visto come quello stile spinga entrambi gli autori, tra virgolette, perché abbiamo detto come Omero non sia proprio uno scrittore come noi lo intendiamo oggi, e cerchino di descrivere dettagliatamente gli spazi e il movimento negli spazi. E il fine di tutto questo impegno stilistico è quello di scardinare la coordinata spaziale, cercare di spingere il gesto, il movimento che viene illuminato in una dimensione ulteriore, e una dimensione che sfiora l'immortalità. Abbiamo detto che entra in uno spazio che non è più lo spazio da cui quel gesto è partito. Oggi analizzeremo il movimento nel tempo e lo faremo raccontando la storia, ma insomma il modo in cui due grandi filosofi si sono confrontati con la questione. Vi dico subito che si tratta di questioni difficili, ecco, non si scampa. E le questioni difficili non diventano mai facili. Oggi siamo un po' dominati dal mito che ci propongono questi affari qui, che sono molto utili e anzi spesso geniali, però ci portano un po' a credere in un fantasma, quello della velocità e della semplicità, anzi della facilità, perché la semplicità è un'altra cosa, la facilità e la velocità, beh insomma no, non stanno così le cose. La vita è difficile. La filosofia cerca di indagare il mistero della vita e quindi è difficile anche la filosofia, e non è difficile perché uno si diverte a essere difficile, perché è così. Quindi ci prepariamo a fare un po' di sforzo. Del resto, come io ripeto sempre, l'ho ripetuto adesso anche in un libro, vale sempre il proverbio antico: sono difficili le cose belle. C'è, per chi non fosse stato presente qui ieri a proteggerci, l'enigma del cane di Goya. È una delle cosiddette pinturas negras che Goya realizzò per la sua casa attorno al 1820. Pitture cupe, tenebrose, enigmatiche. È un enigma in cui si raccolgono molte delle sfide a cui siamo chiamati raccontando le storie che in questi tre giorni raccontiamo. Ma cominciamo dall'inizio, cominciamo con la difficoltà nel definire il tempo. Nell'undicesimo libro delle Confessioni, Sant'Agostino delinea la questione in una maniera perfetta, talmente perfetta che è stata citata, continua a essere citata moltissime volte. Con Sant'Agostino siamo nel IV-V secolo d.C. La frase è la seguente: che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so. È una frase eccezionale perché insomma mostra che come questa dimensione a noi così vicina, perché è la dimensione in cui la vita è possibile, il tempo, tanto è vicina, tanto sembra evidente, quanto poi in realtà è oscura e ci sfugge quando ne vogliamo parlare e la vogliamo approfondire. È anche una frase che può essere adattata a tante altre questioni, per cui viene spesso citata in casi diversi. Però nessuno o pochi sanno che Sant'Agostino, parlando così del tempo, in realtà parafrasava l'incipit di un'opera eccezionale di un filosofo a lui precedente, ovvero sia Plotino,
che aveva così, proprio così, analogamente aperto il suo trattato sull'eternità e il tempo. Settimo trattato della terza Enneade, la grande opera plotiniana. Ora, Plotino è un pensatore, non è difficile, di più, è una cosa impossibile quasi. Noi però, noi italiani, ve lo dico, siamo fortunatissimi, questo ci tengo a dirlo perché non tutti lo sanno, ma noi in Italia lavora, studia, insegna a Roma 3 uno dei massimi esperti nel mondo di Plotino, che si chiama Riccardo Chiaradonna, e lo cito perché a lui sono debitore per molte delle questioni di cui parleremo stasera, che altrimenti non avrei indagato in questo modo. E lo cito anche perché forse è utile sapere che è autore, assieme a un suo collega Paolo Pecere, di un manuale di storia della filosofia eccezionale. Siccome in Italia i manuali di filosofia, scusate, ma lasciano molto a desiderare, questo lo dico per chi va a scuola, per i professori, ma non solo per i professori, perché chiunque voglia interessarsi di filosofia ha bisogno di avere un manuale, una storia della filosofia che lo accompagni. Ecco, noi siamo abituati a una tradizione, ma insomma, vecchia, vabbè, evito aggettivi. I manuali italiani finora non valgono nulla. Questo è eccezionale, ve lo consiglio davvero, perché è un chiaro, proprio, ecco, come si deve fare con le cose difficili, che possono essere rese chiare, non semplici, facili, ma chiare. Si possono chiarire se uno ne capisce un po' qualcosa. E Chiaradonna è veramente miglior filosofo italiano. No, lo dico perché i filosofi che vanno poi in TV sono i peggiori, poi generalmente. Vabbè, comunque, che dice Plotino nell'incipit di questo trattato? Dice che eternità e tempo sono due dimensioni completamente distinte. L'eternità appartiene alla natura perpetua e del mondo intellegibile, dunque. Invece il tempo è la dimensione in cui noi viviamo, no? Dove il fluire del tempo accompagna il nostro movimento, appunto, il nostro cambiamento, il divenire. Ecco, quindi ciò che noi viviamo. Dice Plotino che questa distinzione sembra molto chiara, ma poi, appunto, se uno ci deve ragionare sopra, le cose stanno in maniera un po' più complicata. Anzi, a tal punto complicata che non ci capiamo più niente. Ma il problema è che adesso tutti quanti noi possiamo ripetere la frase di Plotino. Ma Plotino la diceva in una maniera molto particolare, perché in realtà citava il grande maestro a cui lui si ispirava e che lui ha riletto e trasformato e riplasmato, ovvero sia il più grande filosofo dell'antichità e forse di tutti i tempi, Platone. Platone, il brano di Platone a cui Plotino si rifaceva, era un brano famosissimo nell'antichità, ma ancora oggi, complicatissimo, talmente complicato che lo leggeremo. Così vedete che cos'è. però una piccola premessa, è un brano che compare in un dialogo che Platone scrive quando inizia a invecchiare, e quindi il suo stile è più pesante, il suo modo di narrare è meno snello, meno brillante, e lui è pure impelagato in questioni che forse non gli interessano neanche troppo, a cui è sottoposto a tutti i critici. Insomma, comunque, è molto più complesso il Platone di questo dialogo. Questo dialogo si intitola Timeo, ha avuto un successo eccezionale nell'antichità, adesso vedremo perché. E questo dialogo racconta, portavoce di Platone in questo dialogo è Timeo, per l'appunto, che è un pitagorico di Locri, quindi odierna Calabria. Nel sud Italia il pitagorismo si era molto sviluppato da quando Pitagora era scappato da Samo e era arrivato a Crotone. E questo Timeo racconta nel dialogo l'origine del cosmo, l'origine del mondo che noi abitiamo. E dice chiaramente che un aspetto fondamentale del cosmo che noi viviamo è il tempo, perché il tempo e il divenire lo distinguono in maniera molto drastica
dal mondo che viene imitato quando si crea il nostro cosmo. E qual è il mondo che viene imitato, cioè il modello perfetto? È il mondo delle idee, il mondo delle idee di Platone. Ora, tutti probabilmente abbiamo sentito parlare di questo mondo delle idee. Se dovessimo cercare di spiegarne qualcosa, faremmo non notte, ma molto di più, appunto, ma quattro cose sul mondo delle idee, così possiamo un po' capirci. Secondo Platone esistono al di là del cielo, in un luogo mitico chiamato Iperuranio, cioè che è al di là del cielo, delle idee. Io vi vorrei spingere a chiamarle forme, perché quando noi parliamo di idee siamo portati a pensare alla nostra idea, alla nostra proiezione mentale. Nel termine greco, che è idea, c'è la radice id, che è il verbo del vedere, e quindi è meglio dire forme visibili, no? Forme visibili perché per Platone sono visibili, visibili con gli occhi della mente, perché è il mondo intellegibile, è un mondo che non appartiene al nostro, un mondo al di là del nostro mondo, ma che noi possiamo cercare di vedere con gli occhi della mente. Queste forme che sono? Queste forme sono forme perfette, identiche a se stesse, che non cambiano mai, non mutano, non nascono, non muoiono, immobili. La perfezione assoluta. A che servono queste idee? Beh, insomma, innanzitutto servono a mostrare la lontananza tra le idee e il nostro mondo. Faccio un esempio banale, ma l'idea somma del mondo delle idee è l'idea del bene. E lì c'è quindi l'idea del bene, la forma del bene, meglio diciamo così, la forma del bene è una forma appunto in cui il bene è perfetto, è bene in sé e per sé, vale in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo, in qualsiasi spazio, non cambia mai. Tutte le nostre azioni buone, più o meno buone, le leggi che produciamo, più o meno buone, cioè, si approssimano all'idea del bene, ma non sono mai perfette. Ecco. Quindi direi che possiamo pensare, tra le mille interpretazioni, che le idee costituiscano un paradigma, un modello dei comportamenti umani, di ciò che accade in questo nostro mondo, in questo nostro cosmo. Noi ci approssimiamo alla perfezione delle idee. E questa è la lontananza tra mondo intellegibile e sensibile. Vabbè, ma leggiamo il brano. Non so se si riesce a leggere. Io ce l'ho davanti e farò una cosa che non ho mai fatto. Purtroppo mi metterò gli occhiali. No, veramente non l'ho mai fatto, è la prima volta, ma bisogna farlo con la luna crescente. Ma è vero. Mai iniziare una cosa con la luna calante. Mai tagliarsi i capelli con la luna calante, così mandate falliti i barbieri. Va bene. Quando il padre che l'aveva generato osservò che questo mondo, prodotto come una rappresentazione degli dei eterni, era dotato di movimento e di vita, se ne rallegrò e, colmo di gioia, pensò di farlo ancora più simile al suo modello. Già qua siamo nei guai, ma andiamo lentamente. Innanzitutto qua sembra di avere davanti un testo quasi sacro, no? Di creazione sacra, il padre che l'aveva generato. Ecco, questo ha fatto anche la fortuna di questo testo nell'antichità, perché molti l'hanno visto come un testo che, insomma, veniva prima di testi più noti, religiosi, di creazione. Ma io direi che qui Platone in realtà sta semplicemente creando un'idea, un'immagine di quello scarto fra l'idea e il mondo sensibile, lo vedremo. Insomma, Platone immagina letterariamente che ci sia un creatore, che lui infatti chiama demiurgo, che vuol dire artefice, un creatore che appunto ha modellato questo cosmo. È un'immagine per spiegare a chi legge in maniera il più possibile chiara, poi non lo è per niente, lo vedremo, come il cosmo si è formato.
Comunque sia, il padre che l'aveva generato, questo demiurgo, vede che questo mondo nostro, che si è creato, che è stato creato, è stato prodotto come una rappresentazione degli dei eterni. Gli dei eterni sarebbe il mondo delle idee. Quindi una rappresentazione, un'imitazione, un'approssimazione a quel mondo. E capisce che è dotato di movimento, vede che è dotato di movimento e di vita, ne è felice e poiché è felice cerca di farlo ancora più simile al modello ideale. E poiché il modello si trova a essere un eterno vivente, perché appunto il modello ideale è costituito da forme eterne, vivente perché sono esistenti, così anche questo universo qui egli tentò di renderlo tale nei limiti del possibile. E ora viene il bello. Ora, la natura di quel vivente, essendo eterna, non era possibile adattarla pienamente a ciò che è invece generato, perché l'eterno non ha nulla a che fare con ciò che invece è in movimento ed è stato generato, cambia, muta, diviene. Ecco dunque che egli pensa di produrre un'immagine mobile dell'eternità e nell'atto di ordinare il cielo, ossia il cosmo, pur rimanendo l'eternità nell'unità, ne produce un'immagine eterna che procede secondo il numero, che è precisamente ciò che noi abbiamo chiamato tempo. Chiaro, no? Ci possiamo pure suicidare qui, però cercherò di chiarirlo per quanto è possibile. La natura del mondo delle idee è eterna. No, e quando, poiché non era possibile adattarla a ciò che invece non era possibile adattarla a ciò che ha generato. Che cosa pensa quindi il demiurgo per creare di questo nostro cosmo una dimensione il più possibile vicina a quella eterna? Pensa di produrre un'immagine mobile dell'eternità. Qui si sono scornati litri e litri di inchiostro per spiegare questa immagine, e ognuno ha la sua idea, e quindi appunto è inutile che troviamo un'unica risposta. Però è chiara una cosa in realtà, che questa immagine mobile dell'eternità è il tempo, che è mobile, che si muove, che deve essere un'immagine, deve approssimarsi all'eternità, deve essere il più possibile simile all'eternità. Ma come fa ciò che è mobile e ciò che non è eterno a essere simile all'eternità? Questo è il modo. Nell'atto di ordinare il cosmo, il mondo in cui viviamo, pur restando l'eternità nell'unità, ovvero sia fuori dal cosmo, nel mondo delle idee, dove tutto è immobile, unico, eterno, ne produce un'immagine, un riflesso, un'imitazione eterna che procede secondo il numero, che è precisamente ciò che noi abbiamo chiamato tempo, ossia il tempo che cos'è? È un'approssimazione all'eternità perché è dominato, è scandito dal numero. Il numero è la misura, l'armonia, la periodicità. Noi il tempo lo viviamo come un susseguirsi di secondi, adesso ognuno, poi le scansioni dipendono però insomma giorni, mesi, anni, stagioni. Questo numero che dà l'idea della periodicità, del ritornare delle stagioni, della regolarità, è il modo migliore per approssimarsi il più possibile alla pienezza dell'eternità. Adesso è un po' più chiaro, no? E infatti, sì, no? Un po', voglio dire, cioè l'eterno è eterno, è fisso, è stabile, e non si muove. Ciò che si muove, quindi il tempo, può però avere un carattere dell'eternità, cioè quel carattere di stabilità, di pienezza, di armonia. Ecco, e questo lo raggiunge nel fatto che le cose tornino in base al numero. Infatti lo dice subito Platone, adesso è più semplice indubbiamente, e dice: infatti i giorni e le notti e i mesi e gli anni, che non esistevano prima che il cielo fosse generato,
prima che il cosmo fosse generato, proprio allora egli li fece nascere, nel momento stesso in cui costruì il cielo, il cosmo. E tutte queste sono parti di tempo. I giorni sono parti di tempo, è evidente questo. E l'era e il sarà sono forme di tempo che hanno avuto nascita e che noi attribuiamo erroneamente, senza vedercene, all'eterno. Questa è una polemica di Platone che vi dico subito è molto facile invece, perché era e sarà sono forme del passato e del futuro che sono relative solo al tempo, questo è evidente. Non le possiamo attribuire a ciò che è eterno. E invece spesso i filosofi dell'eterno dicevano ciò che era, è e sarà, lo definivano così per dare l'idea dell'infinito, della continuità, dell'assolutezza dell'eterno. E Platone dice no, non lo puoi dire era e sarà dell'eterno, perché l'eterno solamente è. E infatti lo dice subito dopo. Giacché noi diciamo appunto che esso era, è e sarà l'eterno, ma se ci si attiene alla verità, solo l'è, il presente, gli si addice, mentre l'era e il sarà occorre dirgli della generazione che procede nel tempo, poiché sono due movimenti, passato e futuro, laddove ciò che rimane sempre identico a se stesso, senza muoversi, non è il caso che divenga più vecchio o più giovane col trascorrere del tempo, né che divenne un tempo, né che sia divenuto adesso, né che diverrà un giorno. Dai, questo è facile, è veramente, non è difficile questo. E l'ultima frase invece ci ammazza di nuovo. Nulla, in ultima analisi, di quanto la generazione ha attribuito alle cose sensibili in movimento, perché queste sono forme del tempo che imita l'eternità e che procede circolarmente secondo il numero. Altra frase complicatissima, però ce la possiamo cavare dicendo che in sostanza si ripete quello che avevamo detto prima. Il movimento, il cambiamento nel tempo, quando sono ordinati e armoniosi perché procedono secondo la periodicità che viene loro data dal numero, si avvicinano alla pienezza senza tempo dell'eternità. Stupendo, no? Vabbè, però la cosa più interessante è qui l'ultima, il circolo. Circolarmente, di cui non vi ho ancora detto niente. Perché introduce questa frase, questo circolarmente, Platone? Beh, innanzitutto, lo sappiamo, il circolo è la figura che si approssima il più possibile alla perfezione. Quindi, insomma, la perfezione dell'idea è il circolo. Infatti, di solito le idee e l'essere sono visti come sferici. E anche perché il circolo implica la periodicità, il ciclo, il ritornare delle cose. Ma dicendo questo, è importantissimo notare il circolo e il ciclo, perché in questa risposta platonica risuona tutto un modo di vedere il mutamento, il movimento, il nostro tempo e il mondo che abitiamo, che è profondamente greca e che per noi è andata sostanzialmente perduta. È quella che potremmo chiamare intuizione ciclica della vita. Per i greci il ciclo era dominante, tutto procedeva secondo un ciclo, cioè tutto quanto nasceva, cresceva, raggiungeva un punto culminante, quello che noi chiamiamo acme, usando una parola greca, perché acme significa culmine, appunto, vertice, fioritura, ok? E poi iniziava a decadere, invecchiava, moriva, e questa morte lasciava spazio a una nuova nascita, una nascita, una nuova crescita, acme, decadenza, vecchiaia, morte, ciclo continuo, un ciclo che appare in grandissimi filosofi, Empedocle, ma insomma non importa, è il modo di vedere il tempo e la vita dei greci, che è tipico non solo, che è un modello biologico evidentemente, ma che è tipico di
delle persone, degli esseri umani, di ciò che gli esseri umani creano, città, stati, culture. Ogni uomo, ogni città, ogni stato cresce, arriva a un punto culminante, poi decade, finisce e ne inizia un altro. Per quel che riguarda gli uomini c'è una questione un po', diciamo, che si allontana dal modello biologico, perché gli uomini hanno il pensiero, i maledetti lobi frontali, la parola, il logos, il ragionamento, e quindi spesso gli esseri umani cercano invece disperatamente di raggiungere l'acme prima del tempo, vogliono raggiungere il successo prima del tempo, vogliono realizzarsi prima del tempo, e con questo si rovinano. I greci lo dicono chiaramente: si va contro la misura umana, e andando contro la misura umana, contro la natura, non vai da nessuna parte. Se te vuoi raggiungere l'acme anzitempo, non lo raggiungerai mai. Insomma, è una cosa che vediamo ovunque, i casi sono infiniti. Un esempio a caso: Calenda. Comunque sia, per noi questa idea è lontanissima, è perduta, perché noi ci siamo invece, siamo cresciuti da generazioni, secoli, con un'idea completamente diversa del tempo. È una linea retta, è una linea che procede verso il progresso, la visione cristiana, dalla creazione al giudizio finale, la visione illuminista, il progresso, il trionfo della ragione. Quindi, insomma, una visione che ci spinge a cercare, no, di andare sempre oltre, perché miglioreranno sempre le cose. Ora, io credo che questa idea in questi ultimi anni sia entrata profondamente in crisi. Almeno noi occidentali penso che ce ne siamo resi conto. Il nostro mondo è in decadenza. Poi, vabbè, insomma, uno può vederla come gli pare, se ne può discutere. C'è chi non accetta questa decadenza, ma insomma, nella nostra cultura, le nostre tradizioni, questo ognuno può avere la propria idea, però c'è un punto su cui non possiamo che essere d'accordo, cioè l'idea di crescita infinita è un'idea fallita. Noi ormai ci troviamo di fronte costantemente all'idea che viviamo in un pianeta che ha risorse limitate, che non può sostenere una crescita infinita per miliardi di persone. È impossibile, perché le conseguenze sarebbero disastrose per il pianeta e quindi per noi stessi. Il resto, poi, tra questi miliardi di persone, la gran parte vive in condizioni di estrema povertà, quindi, cioè, è un'idea fallimentare, ormai, da cui bisogna allontanarsi. E allora forse torna interessante ragionare sul ciclo, su questa visione ciclica della vita tipicamente greca. È quello che fece un grande filosofo moderno, che riprese in gran parte gli antichi e che combatté contro Platone, ma in cui Platone poi alla fine prende il sopravvento, come sempre. Sto parlando ovviamente di Friedrich Nietzsche, grande rivoluzionario della filosofia. Lo si può amare, lo si può odiare, non ci sono mezze misure, però non si può negare la grandezza della narrativa di Friedrich Nietzsche, la potenza letteraria delle sue opere, che possono piacere o non piacere, ma sicuramente se ne deve riconoscere la potenza. Nietzsche è uno scrittore filosofico. Noi siamo abituati a molti filosofi che scrivono trattati in lingua piuttosto fredda, poi in realtà anche quella lingua spesso sfiora vette di poesia, ma non è il nostro punto. Il punto è che alcuni filosofi sono profondamente scrittori, grandi narratori. In questo Nietzsche è molto simile a Platone. Platone è uno scrittore filosofico. Bene, comunque sia, Nietzsche si appassionò fin dall'adolescenza al mondo antico, lo studiò con tutte le sue forze, aveva un'intelligenza vivida, brillante, grande memoria, e a soli 25 anni, nel 1869, si conquista la cattedra di lingua e letteratura greca a Basilea,
caso unico, anche perché non aveva i titoli, ma era talmente amato, apprezzato dagli studiosi che gli diedero la cattedra. In quegli anni incominciò un confronto potentissimo con gli antichi, soprattutto con i filosofi, i poeti arcaici. E scrisse molto, sono apparsi nei volumi curati da Colli e Montinari, che sono stati due italiani che hanno dato, insomma, hanno lavorato all'edizione non italiana, internazionale delle opere di Nietzsche. Sono apparsi molte cose postume, non uscite in vita. Però quello che ci interessa per definire, insomma, la carriera di Nietzsche è quell'opera che esce nel 1872, quando Nietzsche quindi ha 28 anni, che si intitola La nascita della tragedia dallo spirito della musica. È un libro potentissimo, criticatissimo quando uscì, perché gli studiosi, i filologi non ci potevano credere né al metodo né ai risultati che proponeva. Ma è un libro che ancora oggi è fondamentale, benché per tanti versi superato. Innanzitutto perché è uno dei primi libri che scardina quell'idea neoclassica che il mondo greco era un mondo di armonia, di misura, di pace, di saggezza, il bianco greco, che poi non era nulla, era bianco, era tutto colorato, insomma. Ecco, Nietzsche, insieme a altri studiosi del tempo, appassionati del tempo, diciamo ribalta quell'idea e entra prepotentemente a studiare la psiche, le parti selvagge dell'irrazionale, diciamo così. È un libro in cui vengono date alla luce due grandi dimensioni a cui ancora noi oggi facciamo riferimento, ovvero sia l'Apollineo e il Dionisiaco. Di solito si dice l'Apollineo è il razionale, il dionisiaco e l'irrazionale. Non è proprio così. L'Apollineo è, diciamo, Apollo, il dio della chiarezza, dell'individuazione, ovvero sia dell'arte scultorea, del vedere gli individui, tutti singoli individui diversi dagli altri, ognuno con la propria storia, la chiarezza che noi vediamo, no? Diciamo, ecco, ognuno di noi in questa sala, ci sono tante persone, ognuno alla sua storia. Il dionisiaco invece è il ribaltamento di questa individuazione, il vedere tutti noi parte di un'animalità, il perdere l'idea che siamo individui, combattere quindi semmai l'individualismo e sentire che siamo tutti parte di un'animalità mortale, cose di cui ho parlato ieri. Va bene, comunque sia, vi dico tutto questo semplicemente per arrivare al punto. Il punto è che, diciamo, in questo libro Nietzsche esalta l'epoca arcaica della musica, quindi dell'ebbrezza, dell'orgia, del confondersi, del non far riferimento alla parola che individua, chiarisce e spiega, ma esalta invece la musica, l'abbandono orgiastico all'intuizione, eccetera. E quindi combatte soprattutto contro Socrate e quello che considera il suo socio, ovvero sia Euripide, distruttore, secondo Nietzsche, della tragedia antica, e poi Platone, perché sono colpevoli di aver dato più importanza al Logos che alla musica. Mettiamola così. Però, come sappiamo tutti, quello che tu odi e combatti poi da qualche parte riesce fuori, e adesso vedremo come riesce fuori, perché poi tutto lo studio dell'antichità va chiaramente a vibrare, come dicevamo ieri, del movimento dell'opera classica, va a vibrare nelle opere della maturità di Nietzsche e soprattutto nella più grande opera, quella almeno che tutti reputano il suo capolavoro, ovvero sia Così parlò Zarathustra, la cui quarta parte Nietzsche diede alle stampe nel 1885, aveva soltanto 41 anni, però 4 anni dopo a Torino Nietzsche abbracciò un cavallo, pianse insieme al cavallo, parlò al cavallo e fu quello considerato il primo segno della sua follia, della sua malattia psichica di cui non si è mai capita la natura, che lo portò poi a 11 anni di silenzio fino alla morte, esattamente nel 1900. Ma veniamo a Così parlò Zarathustra e all'idea centrale di Così parlò Zarathustra, che è
nota come l'eterno ritorno dell'identico. Mi sono dimenticato di tornare al cane. Ora, quello era il testo importante, ma quello che ci interessa a noi è il cane. Adesso basta testo. E ora racconterò la storia dello Zarathustra, la concezione fondamentale dell'opera. Questo è Ecce Homo, e quindi non è lo Zarathustra. Quindi Nietzsche sta raccontando come nasce l'idea dell'eterno ritorno, è molto interessante. La concezione fondamentale dell'opera, il pensiero dell'eterno ritorno, la suprema formula dell'affermazione che possa mai essere raggiunta è dell'agosto 1881. È annotato su un foglio in fondo al quale è scritto 6.000 piedi al di là dell'uomo e del tempo. Camminavo in quel giorno lungo il lago di Silva Plana attraverso i boschi, presso una possente roccia che si levava in figura di piramide vicino a Surlai. Mi arrestai ed ecco giunse a me quel pensiero. È fenomenale che dica giunse a me quel pensiero, è come se fosse un pensiero che gli viene da fuori. In realtà Nietzsche, lo dice subito, si è messo in ascolto di qualcosa che ha dentro di lui. Noi spesso abbiamo dentro cose che non ascoltiamo, e questo è noto, ma insomma, bisogna mettersi in ascolto, e si mette in ascolto di ciò che gli arriva da testi antichi che hanno sedimentato dentro di lui. E così viene scritto poi lo Zarathustra e l'idea dell'eterno ritorno. L'inverno seguente vivevo vicino a Genova, in quell'insenatura graziosa e quieta di Rapallo. Non ero nel miglior stato di salute. L'inverno freddo e oltremodo piovoso, un alberghetto proprio in riva al mare, sicché la notte il mare mosso mi impediva di dormire. Tutto questo insieme mi offriva più o meno l'opposto del desiderabile. Ciò nonostante, e quasi a riprova del mio principio secondo cui tutto ciò che è decisivo nasce nonostante tutto, il mio Zarathustra nacque proprio in quell'inverno e in quelle sfavorevoli circostanze. Spero che non ci sia nessuno di Rapallo, ma comunque in realtà poi ne parla bene. Dice semplicemente, qui la cosa fondamentale che dice è che nasce questo pensiero e lo elabora al di là dello spazio e del tempo, nonostante lo spazio e il tempo. Ma andiamo in ordine per capire di che si parla quando si parla di eterno ritorno. E seguiamo la narrazione che ci propone Nietzsche nello Zarathustra. È una narrazione bellissima. E è una narrazione segnata dall'enigma. Già ieri ho parlato dell'enigma, il cane è l'enigma che lascio a voi risolvere. L'enigma serve a spaesare, a mettere l'ascoltatore, l'osservatore, l'interlocutore in uno stato di aporia, di mancanza di strade per uscire dal problema, no? Ecco, ma è quello stato che poi ci spinge a cercare dentro di noi di creare la strada, di costruirla. Quindi, insomma, è fondamentale l'enigma per spingere, in questo caso, il lettore a crescere, a far crescere, a costruire la sua idea. L'inizio del racconto è al principio della terza parte, quindi esattamente in mezzo all'opera, e si apre con una figura importantissima, la figura del viandante, di cui non parlo perché ne parleremo fra poco. Nietzsche ci racconta subito che Zarathustra viene incontro a uno strano essere che è mezzo talpa e mezzo nano, e questo essere gli sale sulle spalle, lo appesantisce, quindi gli impedisce di camminare come stava camminando, e soprattutto gli inizia a parlare e gli goccia nelle orecchie pensieri come piombo. È lo spirito di gravità,
dice Nietzsche. Che cos'è questo spirito di gravità? Questo è semplice capirlo, è lo spirito che ci riporta in basso, che ci impedisce di prendere il volo, è lo spirito della facilità e della velocità, è quello che ci spinge a pensare che, ah bene, questo è facile, ci riporta ai dogmi, alle verità rivelate, a ciò a cui siamo abituati, che ci impedisce di invece metterci in discussione, trovare le nostre strade, cercare oltre, ecco, prendere il volo. E quindi Zarathustra deve combattere questo spirito di gravità che lo riporta indietro, lo tiene in basso. E dice, e sfida quindi Zarathustra, questo mezzo nano, mezzo talpa, e gli dice, ti propongo il mio pensiero abissale. Quindi questo essere scende dalle spalle di Nietzsche, ne alleggerisce quindi il corpo, e di Nietzsche, scusate, di Zarathustra, ma insomma, va bene, l'alter ego, e Zarathustra propone al nano talpa il suo pensiero abissale, che è il seguente. C'è una porta carraia su cui convergono due strade. Una va all'infinito in avanti e l'altra va all'infinito all'indietro. E sulla porta carraia c'è scritto attimo. Possiamo dunque pensare che da una parte ci sia l'infinito futuro e dall'altra l'infinito passato, in mezzo ci sia l'attimo che stiamo vivendo. Queste due strade, dice Zarathustra, che si contraddicono, apparentemente si contraddicono, ma poi a percorrerle scopriamo che in realtà convengono, perché in realtà scopriamo che tutto ritorna sempre identico a se stesso, e tutto ritorna identico a se stesso anche questo attimo. È un pensiero drammatico, sconcertante, abissale, che può distruggere una vita, secondo Zarathustra, perché quando noi pensiamo che tutto ritorna, tutto uguale, eccetera, eccetera, perdiamo fiducia nel valore della nostra vita. E questo credo sia detto bene non in questi passi dello Zarathustra, ma in un'altra opera, che è La Gaia Scienza, e ve lo leggo. Che accadrebbe se un giorno o una notte un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore, ogni piacere, ogni pensiero e sospiro e ogni cosa indicibilmente piccola e grande della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione, e così pure questo ragno e questo lume di luna tra gli alberi, e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta, e tu con essa, granello di polvere. Non ti rovesceresti a terra digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta un attimo immane in cui questa sarebbe stata la tua risposta? Tu sei un Dio e mai intesi cosa più divina. Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi e forse ti stritolerebbe. La domanda che ti porresti ogni volta e in ogni caso: vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte? Graverebbe sul tuo agire come il peso più grande. Oppure, quanto dovresti amare te stesso e la vita per non desiderare più alcun'altra cosa che quest'ultima eterna sanzione, questo suggello? Vedete che l'immagine più o meno letteraria, enigmatica, della Gaia Scienza ci mostra che questo pensiero può distruggere, può anche far rinascere. Ecco. Ma come può far rinascere? Lo racconta invece Zarathustra. Il racconto procede infatti in maniera apparentemente, diciamo così, non facile, ma semplice, perché in realtà è tutto un enigma. Zarathustra sente un cane ululare, questo ululo lo fa ritornare all'infanzia, un momento dell'infanzia, non è un déjà vu, è un momento appunto che è ritornato identico
al momento dell'infanzia. Questo lo scuote e si trova davanti a un uomo, un pastore, che sta soffocando perché ha infilato in gola un serpente di cui non riesce a liberarsi. Quindi Zarathustra si avvicina, afferra il serpente, cerca di strapparlo via, non ci riesce e l'uomo sta per morire. Allora Zarathustra grida all'uomo: mordi, mordi, mordi. Il serpente è chiaramente richiama il circolo dell'eterno ritorno, ma la fine ve la leggo perché sennò... Voi, uomini arditi che mi circondate, voi, dediti alla ricerca e al tentativo, e chiunque tra di voi si sia mai imbarcato con vele ingegnose per mari inesplorati, voi che amate gli enigmi, sciogliete dunque l'enigma che io allora contemplai, interpretatemi la visione del più solitario tra gli uomini, giacché era una visione e una previsione. Che cosa vidi allora per similitudine? E chi è colui che un giorno non potrà non venire? Chi è il pastore cui il serpente strisciò in tal modo dentro le fauci? Chi è l'uomo cui le più grevi e le più nere tra le cose strisceranno nelle fauci? Il pastore, poi, morse così come gli consigliava il mio grido, e morse bene. Lontano da sé sputò la testa del serpente e balzò in piedi. Non più pastore, non più uomo, un trasformato, un circonfuso di luce che rideva. Mai prima al mondo aveva riso un uomo come lui rise. Oh fratelli, udii un riso che non era di uomo. E ora mi consuma una sete, un desiderio nostalgico che mai si placa. La nostalgia di questo riso mi consuma. Come sopporto di vivere ancora? Come sopporterei di morire ora? È difficile commentare, no, questo tipo di narrazione. Però, insomma, il riso di ebbrezza è l'accettazione dionisiaca della vita così com'è. Questo è evidente. Dipende da noi accettare la vita e viverla così com'è fino in fondo. Se noi accettiamo, se viviamo, se diciamo sì alla vita, questa è la grande espressione nietzscheana, se diciamo sì alla vita possiamo danzare nel caos. C'è una di quelle bellissime frasi nietzscheane che è diventata una specie di frase pop, che nessuno ci capisce niente, non se la mettono sulle magliette, no? Bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Ho sbagliato? No. Vabbè, c'è tutto comunque in questa immagine, c'è soprattutto il rifiuto polemico, perché Nietzsche era un grande polemista, della linea retta che porta al progresso, che porta al giudizio, porta al trionfo della ragione, cioè il rifiuto assoluto di una meta, di uno scopo. Ecco la figura del viandante che vi dicevo è così importante. Il viandante non ha una meta, il viandante si perde, va, ecco, vive la sua vita senza una meta e gode di ogni attimo, vive e dice di sì a ogni attimo, non perché l'attimo sia irripetibile, ma perché è ripetibile. Vive talmente, dice talmente con tanta potenza di sì all'attimo che vive, che quell'attimo diventa eterno. L'eternità per Nietzsche è nel divenire, nel tempo, nel circolo in cui noi viviamo, nel divenire che abitiamo, in questo cosmo che abitiamo, qui è l'eternità, nell'attimo a cui diciamo di sì. Ora, è evidente che Platone sembra lontanissimo, quello che vi ho letto prima sembra agli antipodi da Nietzsche. In realtà non è così,
Platone è un pensatore contraddittorio, vastissimo, pieno di complessità. E ci sono dei dialoghi, dialoghi precedenti al Timeo, dialoghi peraltro stilisticamente, letterariamente sublimi, in cui invece qualcosa di simile a questo noi lo possiamo in realtà rintracciare. E possiamo pensare anche che sia quello che vibrava e che ha ascoltato Nietzsche a 6.000 piedi dal tempo, dagli uomini. Sono due dialoghi detti erotici, perché sono dominati dalla divinità di Eros, divinità importantissima nell'antichità. Non è l'Eros sensuale come lo intendiamo noi, e non perché si parli di amore platonico. L'amore platonico è un'invenzione cristiana. Per Platone l'amore si fa, ecco, state tranquilli, l'amore platonico non esiste. Ecco, l'amore di Platone si fa e basta che, insomma, adesso non entriamo nella cosa. Comunque sia, Eros è la divinità della passione travolgente, che è una passione, sì, che può essere indirizzata verso gli esseri umani, ma può essere anche indirizzata verso le idee. Ecco, la filosofia è Eros di Sofia, di sapienza. Philein significa amare, lo ripeto sempre. Filosofia vuol dire amare la sapienza, quindi tendere sempre alla conoscenza, non smettere mai, liberarsi sempre dello spirito di gravità, non tornare mai alle verità rivelate, ai dogmi, alle cose facili, veloci, ma cercare quelle difficili, cercare quelle più, le strade più lunghe, la strada più lunga della filosofia, così la chiama Platone. Vabbè, comunque Eros in questi due dialoghi erotici mostra una strada. La strada è quella della bellezza. E Platone infatti ci dice che noi dell'idea del bello, che appunto sta nell'iperuranio assieme alle altre idee, dell'idea del bello noi possiamo avere una percezione, qui, in questa vita. Quando noi vediamo la bellezza, che non è la bellezza delle forme che uno ha ricevuto alla nascita, se è la bellezza dei ragazzi e delle ragazze, ma è la bellezza del portamento, dei gesti, di quello che parlavamo ieri, i gesti pieni di pietà, quello è la bellezza. Bellezza e bene vanno insieme, la bellezza è ciò che traluce di qualcosa di buono. Ecco, insomma, la bellezza è una roba niente a che vedere con la chirurgia plastica, con l'idea che ci siano delle simmetrie a cui bisogna ispirarsi per diventare tutte uguali, queste, come quella che si è sposato Totti. Io quando l'ho visto ho detto, ma che cacchio ha fatto questo? Boh, vabbè. Vabbè, comunque, dico, la bellezza appare nel finito, nel divenire. Scintilla l'idea del bello attraverso la bellezza di ragazzi, ragazze, di idee, di situazioni. E noi in quei momenti possiamo avere appunto la visione della bellezza, vediamo la bellezza e possiamo anche quasi vedere l'idea e toccare, agguantare l'idea del bello. Qui, in questa nostra vita, è un istante ripetibile, in cui noi possiamo scardinare le coordinate spazio-temporali, affacciarci dove appunto vivono quegli dei eterni, che è il modo del Timeo per dire le idee, e agguantare la perfezione dell'idea priva di tempo, perché è eterna, ma lo facciamo qui, nell'effimero. Ecco che tornano temi che abbiamo visto ieri, no? L'eternità possiamo coglierla qui, la nostra eternità, assimilandoci al divino, sentendo la nostra divinità e quindi cogliendo l'idea. Ora, del resto, Platone, come Nietzsche, amava Omero. Platone lo condannava e lo criticava, come Nietzsche condannava e criticava Platone, no? Odio e amore, ma insomma l'amore per Omero da parte di Nietzsche e di Platone è evidente, lo conoscono a memoria, e soprattutto nell'Iliade, di cui abbiamo tanto parlato ieri, c'è sicuramente un eroe che racconta molto bene questo. È l'eroe dell'eterno presente, dell'è, del dire di sì
alla vita, ovvero sia l'eroe che è più frainteso, di cui una scrittrice che chiaramente non ci ha capito niente l'ha chiamato un mostro, insomma Achille, ecco. Achille è l'eroe dell'eterno presente, è l'eroe che vive ogni attimo ripetibile finché è possibile per uscire, per andare altrove. Questo lo vediamo benissimo nei brani in cui viene raccontata i suoi momenti di intimità con Patroclo, in cui lui si abbandona fuori dalla linea della produttività, quella del futuro, quella dello scopo, della meta, come un viandante dell'anima, in cui risuona soprattutto potentissima la divinità di Eros e questa orgiastica, dionisiaca accettazione della vita così com'è. In tutto questo noi ci affacciamo in un'altra dimensione, facendo tutto questo con Omero e Hemingway e con Platone e Nietzsche, ovvero sia scardiniamo le coordinate spazio-temporali e ci affacciamo chiaramente in una dimensione diversa, che è la dimensione complicatissima, oscura dell'anima. Nell'anima, secondo sempre Platone, ma è detto benissimo, dominano due grandi potenze. Una è Eros e l'altra è la poesia. E quindi con la poesia concluderemo il nostro movimento. Buona serata. Grazie, grazie mille.